È un nome di cui non parliamo da un po'. Parliamo di Sfera Ebbasta, che ha appena annunciato un featuring per un nuovo pezzo chiamato... Vorresti saperlo. Invece no, ti tocca aspettare la sigla. Perché? Ma perché la puntata è interessantissima, vieni! Sono Riccardo Di Viggiano e ti do il benvenuto a TG Kiwi, il podcast a tema musica, cinema e talent più ascoltato in Italia. Ehi là, come andiamo amici di Kiwi? Tutto bene? Dunque, come vi dicevo, Sfera Ebbasta ha appena annunciato un featuring con Jims, con cui aveva già collaborato, non vi sbagliate, non ricordate male. Il pezzo si chiamerà Mamacita e sarà disponibile dal 5 di luglio. Ebbene sì, il nostro Sfera continua a far parlare di sé, questa volta con una collaborazione internazionale di altissimo livello. Non che sia la prima volta, chiaro, ormai anzi è un abitué, ma ci tiene fortemente a farsi sentire anche nella scena urban francese. Per chi non lo sapesse, Jims è un cantante e rapper di origini congolesi e ex membro del celebre gruppo Session da Soul, io non ci provo neanche più ormai, vabbè, che ha conquistato le classifiche con il suo stile unico, vantando quasi 14 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, ovvero il doppio di quelli di Sfera, e tra gli artisti urban più ascoltati in Europa. Non è una sorpresa vedere Sfera collaborare con artisti francesi, diciamocelo. Il rapper di Cinisello Balsamo infatti ha da sempre un legame molto molto forte con la Francia, dove ha già collaborato con altri grandi nomi della scena musicale fin dai tempi degli suoi, i suoi inizi, dai. Ricordiamo la doppia collaborazione con SCH nell'album Sfera Ebbasta, passando per Kalash, La Cream e Luz. Lou and the Yakuza. Belga però canta in francese. Vabbè, come praticamente tutti in Belgio. Comunque, con Jims, Sfera ha già collaborato l'anno scorso, insieme anche ad Ozuna, nel pezzo Mirage, del produttore tedesco Aribiz. Questa nuova traccia Mamacita promette di essere un'altra hit estiva, mescolando il meglio della trap italiana con il ritmo urban francese, offrendo un sound fresco e coinvolgente, che potrebbe tranquillamente conquistare le classifiche di tutta Europa. La collaborazione con Jims non solo rafforza il legame di Sfera con la scena musicale francese, ma sottolinea anche la sua capacità di creare musica che trascende i confini nazionali. Non resta che attendere il 5 luglio per ascoltare Mamacita e vedere come Sfera Ebbasta e Jims riusciranno a sorprendere i loro fan con questa nuova collaborazione internazionale.